Ok ragazzi, oggi andremo a fare un gattò di patate. A dopo! Per un gattò facile e veloce occorre prendere una confezione di purè di patate che contiene 3 buste, metterle all'interno di un contenitore, versare del latte caldo con una noce di burro sciolta all'interno e cercare di amalgamare per bene il tutto con una forchetta. Lasciare a riposo per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Trascorso il tempo andremo a sistemare le consistenze dell'impasto e quindi andremo ad allungare con acqua o del latte freddo. Andremo a mettere del formaggio grattugiato a piacere, un uovo, del pane grattugiato a piacere e andremo a sistemare con del sale e della noce moscata in maniera tale che l'impasto risulti abbastanza saporito. Quindi continueremo ad impastare tutti gli ingredienti in maniera tale che alla fine otterremo un impasto abbastanza morbido e corposo. A questo punto quindi prenderemo la teglia d'alluminio, metteremo un filo d'olio alla base in maniera tale che non si attacchi l'impasto e cominceremo a stendere appunto l'impasto di patate, aiutandoci con un filo d'olio sulle mani in maniera tale che l'impasto non si attacchi alle mani. Quindi a questo punto cominciamo a stratificare il tutto, quindi a mettere il primo strato di formaggio Emmental, il secondo strato con del prosciutto di Praga che andremo a sistemare sul formaggio e a questo punto andremo a mettere delle sottilette spezzettate in maniera tale che risulti abbastanza morbido. Quindi a questo punto andremo a coprire il tutto con l'impasto di patate rimasto. Arrivati a questo punto si modella con la mano tutto l'impasto e con l'aiuto di una forchetta si formano dei segni circolari. Si spolvera con del formaggio e del pane grattugiato sopra e si mettono un po' sparsi sulla superficie dei tocchetti di burro. Si inforna il tutto a 200 gradi per circa 35-40 minuti appena si dora la superficie.